Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Vediamo la settimana dal 16 al 22 maggio per tutti i segni zodiacali, incominciando dall'Ariete. Vediamo un po' che mazzi andiamo a utilizzare oggi. Utilizziamo questi. Utilizziamo questi. Allora, Ariete, vediamo un po' per te la settimana prossima, che aria tira per settimana molto pratica. Dalla quale ci potrebbe essere come posso dire, un qualche rogna da risolvere, rogna del tipo dover risolvere delle questioni con qualcuno che sia un po' impuntato contro di voi con un po' di cattiveria. Ci sono delle insidie. Se c'è qualcosa da risolvere, qui non è una questione normale da risolvere, è una questione dove alle spalle. Si cerca di farvi qualcosa di male, c'è un po' di veleno da parte degli altri nei confronti tuoi e c'è una situazione che è vero che è pratica, fatta di qui non è roba di immaginazione, non è roba di sono proprio situazioni pratiche che dovrei risolvere, ma che non hanno a che fare, non lo so, con la tua fantasia, qualcosa che c'è in testa tu, pensieri. No, qui proprio veramente tu devi risolvere un qualcosa. E c'è, allora, c'è di mezzo, allora, questa è una situazione che già in passato ti ha creato un bel po' di problemi. Qui abbiamo la carta della prigionia, una situazione dalla quale tu ti potresti sentire addirittura legato, imprigionato, una situazione che ti condiziona. E ci possono essere di mezzo due figure del segno zodiacale del toro e del capricorno, o che abbiano valori in questi segni o che abbiano una personalità tipica del toro e del capricorno, cioè molto pratica, persone, gran lavoratori, soprattutto se al maschile, potrebbero essere due figure maschili. Senti, ti posso dire comunque che questa situazione che ti sembra al momento una catena, una palla al piede, una situazione dalla quale non riesci a svincolarti, nell'arco di questa settimana si potrebbe completamente capovolgere in positivo per te, perché vedete, qui abbiamo delle carte in cui si cerca di, come di perdita di equilibrio, di perdita di controllo di una situazione, laddove mi risulta esserci stato un accordo tra te o e altre persone, o almeno un'altra persona. Un accordo che però poi ha perso la sua spontaneità, ha perso il suo equilibrio. Ci possono essere persone che vengono meno rispetto a impegni che avevano preso, persone che ti mostrano un altro lato della loro faccia, perché vedete qui la perdita di controllo ci sta proprio accanto allo scorpione, al di là del fatto che potresti essere coinvolto con una persona dello scorpione, con la luna in scorpione, ascendente scorpione. Ma qui questa sensazione di perdita di equilibrio c'è nel momento in cui tu ti rendi conto che sono come delle azioni proprio cattive, gratuite, volte a farti non rimanere male a livello psicologico, proprio a farti del male pratico. E anche qui io ci vedo come se qui girasse tutto intorno anche a questioni di denaro, chiarire questioni molto molto pratiche. In questa settimana ti troverai a dover chiarire questioni molto molto pratiche, però vedete, qui si passa dalla limitazione alla prigionia. C'è una situazione pesante dove tu non, ti senti vincolata, pensi di avere poche chance di riuscita, poi invece qui bellissima riuscita avrai tu con la ruota della fortuna, c'è un ribaltamento del mondo, cioè come se vai a concludere, si ristabilisce l'equilibrio, da che con il 2, vedete queste carte, qui c'è un omino che cerca l'equilibrio, vedete? Qui cerca l'equilibrio e c'è un equilibrio precario.
Vedete, qui ci sono due barche, una va da una parte e una dall'altra, incertezze, mancanza di controllo. Invece qui c'è un ritrovato equilibrio, quindi potrebbe essere proprio che in questa settimana, in maniera, mi riesce anche in maniera molto, molto veloce, un capovolgimento di questa situazione, anche molto velocemente. Laddove tu ti senti imprigionato, è come se improvvisamente metterai tutto a posto in favore per te. Quindi una stesa che sembra nascere brutta, preoccupante. In realtà poi si rivela essere molto positiva. Invece per il toro, qui c'è l'avanzamento di una situazione, qui c'è una situazione che riguarda te, potresti essere rappresentato in qualcosa che devi fare da un amico, da un collega, da una figura maschile in tuo aiuto. È coinvolto in una determinata situazione, ci sarà anche una donna. Se non è del segno della Vergine, propriamente del segno della Vergine, questa donna comunque ha delle caratteristiche di una donna molto, molto precisa, molto puntigliosa, molto analitica, che ti ha dato una mano a analizzare, a scandagliare proprio una situazione. Qui c'è l'avanzamento di una situazione, cioè laddove era ferma, laddove si era fermata, laddove era stantia, laddove c'erano stati degli stop, dei silenzi, o se tu aspetti una risposta, non so, per un concorso, per una chiamata, per una causa, per qualsiasi tutte quelle questioni che hanno anche delle tempistiche un po' lunghe, qui c'è un cambio. Qui attenzione, perché potresti percepire il pericolo di una situazione nella quale ti potresti essere infilato tu stesso, nella quale necessiti di proteggerti. Vedete, abbiamo il pericolo e la protezione. Queste persone qui stanno cercando di tirarti fuori da una situazione molto, molto, molto pesante, nella quale ti sei cacciato, una situazione che viene dal passato, dove di mezzo ci sono anche. C'è anche un tanto 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 da farsi, e comunque mi risulta che ci sarà, cioè questa preoccupazione per te, come ti posso dire, essendo che finisce con. Allora, diciamo che valuterai sia i pro che i contro. Vedete, qui abbiamo la carta del pericolo, la protezione e la scelta sui pro e contro di una determinata situazione. Il 7 di coppe mi indica più opzioni. Qui potresti avere questa sensazione di dire: se faccio così è una situazione in cui mi vado ad esporre troppo, è pericolosa. Se mi comporto così invece è a mio vantaggio. Potresti, non titubanza, però una scelta da valutare, da ponderare. E credo che ci siano di mezzo queste figure dalla tua parte, un uomo e una donna, che ti aiuteranno. Qui potrebbe essere anche una difesa, una posizione che tu devi formalmente tutelare. C'è un qualcosa di tuo che devi tutelare, e c'è comunque la carta della protezione. Attenzione, perché pericolo e protezione, per certo mi dicono che tu comunque qui hai qualcuno contro. Non mi è uscita chiaramente la carta dei nemici, però fai conto come se mi fosse uscita sostanzialmente. Quindi qui c'è una situazione dalla quale tu ti dovrai difendere, dovrai anche operare delle scelte. Potresti essere un po' preoccupato e dire: mamma mia, questa situazione potrebbe rivelarsi pericolosa, se faccio così corro dei rischi, se faccio così dei vantaggi, qualcosa da valutare. Gemelli. Gemelli cade un pochettino nell'oblio, tante, tante situazioni da analizzare, una situazione che può andare in fermo nei confronti di un uomo, cioè o un uomo che si raffredda, che si mette in stop nei tuoi confronti, o tu che ti metti in stop nei confronti di questo uomo. Qui ci può essere anche uno spostamento di casa, un viaggio, un recarsi verso località marine, località dove c'è l'acqua, per riprendere un pochettino il proprio benessere. Qui bisogna uscire un pochettino da una situazione che è stata per te un pochettino troppo pesante negli ultimi tempi, Gemelli, perché io qui ti vedo troppo appesantito, e ci potrebbe essere una situazione che tu vuoi mettere in stand-by.
Con un uomo, cioè hai bisogno di staccarti per un po' da un uomo. Con questo uomo ci potrebbe essere stata, o viceversa, se sei uomo con una donna, ci potrebbe essere stata un'attrazione fisica. Allora, qui c'è proprio la ricerca del benessere, c'è un contrasto tra, vedete, l'appeso e il benessere, però alla fine c'è le stelle, qui è come se stai vivendo un periodo in cui sei proteso verso il rilancio della tua persona, qui c'è proprio voglia di rimettersi in gioco, c'è anche voglia proprio di cambiare aria, ma è come se ci fossero... Un momento ti senti bene, ce la faccio da sola, così un altro momento ti senti imprigionata in questa energia. Ci potrebbero essere vedete, l'appeso mi è venuto per 2 volte. È un po' come se questo benessere al quale tu stai cercando di arrivare fosse un po' alternato da una sensazione tua di blocco, di situazioni tue che devi risolvere. Qui comunque c'è molta stanchezza. Allora, volevo dirti. Qui ci sono anche varie figure, ci sono 2 figure femminili, una figura maschile in più. Non so, fammi capire un po'. Potrebbe verificarsi la rottura, come abbiamo detto, qui c'è l'appeso, c'è la carta dell'appeso, c'è la rottura per quanto riguarda un rapporto di amicizia, di colleganza o sentimentale tra una donna e un uomo. Qui c'è frattura, ma questa volta una frattura meno rissosa, cioè con poche liti dove 2 persone si allontanano anche civilmente, ma ognuno prende la sua strada. Ma qui improvvisamente nella settimana potrebbe accadere qualcosa tra una donna e un uomo che ha a che fare con un'altra donna, improvvisamente, però bisognerebbe capire di che cosa stiamo parlando. Un fatto inatteso che riguarda una donna, cioè come se in mezzo a questa situazione, ma anche un uomo, se tu hai a che fare con un uomo in cui vai in attesa, in stand-by. Nella settimana successiva potrebbero essere implicati in tutta questa situazione un altro uomo e un'altra donna. Questo è. Comunque qui, gemelli, tu hai bisogno di ricaricare le energie. Se hai la possibilità di farti un viaggetto, di andartene anche per una giornata al mare, così cambiare un pochettino aria, qui lo puoi fare e diciamo ne trarrai sicuramente giovamento. Allora, aspettate, ho sbagliato, non tirare prima queste. Oh, che belle. Cancro. Ah, ho detto che belle, ma in realtà sono un po' strane, un po' così e così. Allora, in questa stesa, ci sono varie situazioni. Allora, ti dico, no, ho visto prima questa qui di sotto. Qualcuno di voi potrebbe avere a che fare con questioni proprio giudiziarie, legali, oppure situazioni dove vi siete invischiati in una specie di labirinto dove c'è qualcosa da sistemare, però anche questioni proprio formali da sistemare, e c'è di mezzo un conflitto fra te e più persone. Questa è una situazione che veramente ti ha proprio estenuante, ti ha fiaccato, ti ha stancato questa situazione qui.
abbiamo la stella e il diavolo. Quando è uscita la stella, ho detto: ah, che belle carte! Cioè, questa situazione qui, cioè, se tu c'hai da fare, non lo so, sono un po'. Allora, queste carte sono un po' talmente contraddittorie. Perché abbiamo il diavolo e la stella. Cioè, fosse stato soltanto la stella, ti avrei detto: guarda, tu qualsiasi questione tu hai, che ti ha invischiato, che ti ha anche, dalla quale ti sei sentita pure imprigionata, ossessionata, qui c'è proprio una manna che scende dal cielo, una stella protettrice per te, è una risoluzione positiva. Ma poi mi viene il diavolo. È un po', come dire, che questa situazione qui, che può avere dei risvolti positivi per te, e comunque dietro comporta una manipolazione. Qui c'è il diavolo, c'è un qualcuno che tesse la tela e tu non capisci. C'è una situazione come se si potrebbe aggiustare in positivo, ma per vie non dico non lecite, senza farti capire niente, dove tu qui puoi essere manipolato, ci può essere falsità, qualcuno, cioè, come se tu non ti accorgi, dall'altra parte cercano di non farti capire bene quello che sta succedendo. È un po' così. D'altro canto, invece, ci potrebbe essere, per quanto riguarda una situazione affettiva, improvvisamente tu, senza fare troppi casini, potresti avere la volontà di lasciar perdere. Improvvisamente. Qui potrebbe essere proprio un fatto, una decisione, pum pum, improvvisa. Abbiamo la torre, l'otto di coppe. Vedete, qui ci sono tante coppe, una tavola con tante coppe, e qui c'è un qualcuno che abbandona il campo. Nonostante ci siano le premesse eventualmente per... Queste sono carte bellissime. L'unione è il 10 di Pentacoli, cioè un'unione ricca, una bella unione di tutto e di più. Poi abbiamo la carità, abbiamo la papessa. Abbiamo qui una donna, non lo so se qui, anche come se fosse il sentirsi così tanto saturi, esauriti di una situazione che uno dice: sai che c'è? La abbandono. Anche se in questa situazione qui c'è qualcosa da prendere, quindi tu potresti lasciare una qualche, non ricchezza, una qualche situazione dalla quale c'è qualcosa da prendere, disinteressartene così improvvisamente, dire: oh, belli, sai che c'è? Lascio perdere tutto, non mi interessa più. Un disinteresse. Potrebbero essere anche due situazioni diverse, nel senso, questa qui è una situazione da sistemare, questa che ti ho detto prima, e questa invece è una situazione che potrebbe riguardare un'amicizia, un rapporto di coppia, comunque un qualche tipo di relazione. Dalla carta dell'unione, cioè, potresti tu che mi stai ascoltando disinteressarti, cioè aver perso proprio l'interesse, avere proprio uno scatto di con la torre, boom. Qualcosa che esce fuori all'improvviso e io dico: basta, io abbandono il campo, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Leone. Allora, qui si può riconciliare una coppia, anche, cioè, prima una rottura, poi pam 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 pam, una riconciliazione. Questa rottura può portare, da parte della donna, se tu sei qui la donna, un cambio di rotta, nel senso che se tu in passato sei stata molto impulsiva, qui tu comunicherai freddezza. Quindi questa rottura potrebbe essere comunicata da parte tua anche come non rispondere a messaggi, essere molto distaccata, non farti sentire, e questo però servirà per far seminare nell'altro un nuovo inizio. Cioè, come si dice, in amore vince chi fugge. Qui abbiamo il 3 di bastoni. Da questo atteggiamento, cioè, c'è una comunicazione, qui non c'è chiusura totale, c'è una comunicazione, ma fredda, scostante da parte della donna.
Questo atteggiamento, come dire che in amore vince chi fugge, ma se non parliamo di amore anche in amicizia o altri rapporti, darà all'altra persona.